Volevamo chiedere della Santa Chiesa. Allora, voi state banalizzando la storia. No, vabbè, però. State violentando secoli e secoli di storia. No, volevamo solo sapere della Santa Chiesa. Io vi do solo una lezione di giornalismo. No, ma non ci serve, guardi. Prendete il quaderno. Ma non prendete il quaderno. Ma non ce l'abbiamo il quaderno, ministro. Non ce l'abbiamo. Non avete il quaderno? No, non ce l'abbiamo. Ma come? Ma vi rendete conto che state banalizzando il calamaio? Senta, non faccio altro. State violentando secoli e secoli di pennini dentro il calamaio. Vogliamo parlare della Santa Chiesa? Giusto che si dimettono? Ma voi sapete cos'è la gerarchia della notizia? Certo che lo sappiamo. Certo, siamo. Voi sapete cos'è la notizia natumalati? Lei lo sa. Di cosa sta parlando? La notiziabilità. Ah, la notiziabilità. Prima di chiedermi della Santa Chiesa, se siete dei giornalisti veri, ma dobbiamo giornalisti veri, sì. Dovreste chiedermi come sta? No, senta, questo dove va? No, questo cosa fa? No. Serve qualcosa? No, vogliamo un sapere. Caffè? No, questa è viaggeria. Un po'. No, ma se volete parlare di attualità. Dobbiamo parlare. No, dovete andare in ordine. Cioè? Di tempo, ma di no, storia. Ma cosa c'entra? Partire dall'antica Roma, no, culla del nostro patrimonio. No. Sì. E che sta diventando, grazie a me, un'occasione di incrementare il PIL. Il PIL? Il PIL. Il PIL. Perché qui sto incrementando il PIL. PIL. Voi dovreste farmi delle domande sul PIL. No, noi vogliamo sapere della Santa Chiesa. Errore, perché la gerarchia della notiziabilità è antica Roma. No, in primis. No, che primis? Poi si va al Rinascimento, poi al Medio Evento. Medio Evento. Risorgimento, prima e seconda guerra mondiale. La Santa Chiesa nel terzo trimestre. Ma che terzo trimestre? La Santa Chiesa nel terzo trimestre. Senta, sta cercando di eludere la domanda. Errore, errore. Oh, quale? Nota sul diario. Ma che nota? Portatemi il diario. Ma non basta il diario. Non abbiamo il diario. Non c'è. Non avete il diario. Aspetta di fare. Andate dietro la lavagna. Non c'è neanche la lavagna. Non avete la lavagna. No, non c'è neanche la lavagna. Voi state banalizzando il cancellino. No, senta, la smetta, per favore. Io le danno secoli e secoli di gessetti. Prendete gessetti, no. Cancellino, prendete il libro di storia. No, ma senta, guardi che lei deve rispondere. Studiate la bellezza dei fori imperiali. Ma la studieremo anche. L'uomo iconico dell'antica Roma. Benissimo. Che è un po' come pensare a Bruxelles con le sue piramidi. Ma non ha le piramidi. Quando pensare a Tokyo è bellissimo col suo partito. Non c'è attorno, quando uno pensa a Vienna, la sua torre Eiffel. No, quelle Eiffel. Sta sbagliando tutte. Ah, le sto sbagliando tutte. Tutte. Vabbè, che sarà mai, ho fatto una gaffe. Ho capito, ho fatto una gaffe, cultura, ma anche avessi detto che la torre pendente sta a Pisa. Quella è a Pisa. Sta a Pisa. Quella è a Pisa. Sta a Pisa. Sì, quella è giusta, quella è giusta. Non ho fatto una gaffe. No, fatto al contrario. Ma questo non lo segnate, non ho fatto una basta. Ma noi vogliamo parlare. Perché siete cattivi, state banalizzando. No, voi state violentando. Noi le stiamo facendo delle domande. Avete seccato fuori dalla porta. Ma quale porta? Non c'è. Uscite dalla classe. Ma non c'è la classe, non siamo ministro. Ma vi rendete conto voi che state banalizzando secoli e secoli di insegnamento nelle aule. Le aule. Voi state violentando i bidelli. Guardi, senta, ministro. Fortuna per voi che è suonata la campanella. Ma non c'è la campanella. Sta facendo lei, non c'è la non sentite la campanella. No, perché non c'è. Voi state banalizzando le orecchie. Basta. E l'intervallo. Basta. State violentando la merenda. Non siamo a scuola. La smetta, ministro. La smetta lei, la smettete voi. No. Non saremo a scuola. Ma non abbiamo forse parlato forse dell'antica Roma? Ma cosa c'entra? Non abbiamo parlato forse di Medioevo? Lei ne ha parlato. E mi avete forse sentito parlare la Santa Chiesa? No! Ha vinto io! Ah. E voi siete rimandati! No! Ci vediamo a settembre! No! Ci vediamo a settembre! Deve rispondere! Ci vediamo a settembre!